Ciao, com'è andato l'esercizio di ieri? Beh, ti dirò che per vederne dei risultati devi farlo per un po' di giorni, magari anche per tutta la vita. Tieni conto che tu ogni momento che stai vivendo stai scegliendo. Stai scegliendo anche nelle piccole cose e dalle piccole cose crei le grandi cose. Ad esempio, se al mattino quando sono alla sveglia perché hai scelto di avere dei buoni propositi al mattino, magari di leggerti un libro, quindi di alzarti un po' prima, oppure di andare a correre o qualsiasi altra cosa, e poi decidi di spegnere, di riaddormentarti, anche quella è una scelta che apparentemente a breve termine non è che possa creare un danno, diciamo, nella tua vita. Ho qualcosa di non proprio positivo, però tu tieni conto, a lungo termine, se tu continui a reiterare quel comportamento che magari non è connesso a ciò che veramente sarebbe utile per te, dopo un anno, hai fatto qualcosa che in realtà ha cambiato la tua esistenza, perché magari in quell'ora, ora e mezza o quel che è, al mattino avresti potuto magari leggere una decina di libri piuttosto che andare a correre tutte le mattine o fare qualsiasi altra cosa, stare con i tuoi figli piuttosto che portare avanti dei progetti. Ebbene, si tratta di scegliere. Anche qui, anche oggi parliamo di scelta, ma ne aggiungiamo un pezzetto. Tu ti trovi di fronte, ogni volta che fai una scelta, a dover affrontare una componente di dolore. Il dolore che tu affronti è un dolore che in realtà, per quanto riguarda ad esempio l'alzarsi quando suona la sveglia, secondo i piani che tu avevi prestabilito, si tratta di un piccolo dolore, un dolore a breve termine. La resistenza al dolore a breve termine è una componente fondamentale per il tuo successo. Ti spiego. Se si tratta ad esempio della sveglia, è chiaro, no? Tu devi affrontare un piccolo dolore, che è quello magari di alzarti quando vorresti stare ancora a letto, a bigiare, a rilassarti, al calduccio, soprattutto ora che siamo ancora in inverno. E quando si tratta di altre situazioni, magari quando si tratta di portare avanti qualcosa, oh, magari sono un po' stanco, mi distraggo. Quando si tratta di affrontare una discussione con qualcuno che magari potresti portare un rapporto ad un livello superiore, ossia affrontando magari anche un argomento difficile, cosa succede? Se scappi, non hai voglia di affrontare quel piccolo dolore. Succede che il rapporto rimane a quel livello, magari si distrugge. Tieni conto che quando si tratta di affrontare le piccole paure e i piccoli dolori di ogni giorno, tu sei sempre lì con la tua scelta. Cosa scelgo di fare? Scelgo di portare qualità nella mia vita e affrontare questo piccolo dolore? Oppure scelgo di continuare a stare in quella zona comoda, che è una zona di fuga poi semplicemente, e mi perdo tutta una serie di occasioni. Bene, all'esercizio di ieri aggiungiamo un pezzo. Dopo che ti sei guardato la tua giornata e hai compreso che quella è la tua creazione, fatti questa domanda: quale piccolo dolore posso affrontare domani? Posso permettermi di provare domani? Che porta più qualità nella mia vita. Tieni conto che tutto quanto ti sto dicendo è funzionale perché tu sei un essere umano che sei qui sulla terra per fare la tua esperienza nel migliore dei modi. A prescindere da quale sia il tuo cammino, questo ti può essere molto molto utile perché che tu voglia essere una persona migliore, un professionista migliore, che tu voglia
portare avanti un grande progetto che può far gioire te a tutti i livelli, compresa la tua anima, sappi che queste sono cose che comunque dovrai vivere e affrontare. E quindi ti lascio questo bell'esercizio. Fammi sapere tra qualche giorno come sta andando. Ti abbraccio. Ciao, buona giornata.